Buona vita a tutte e a tutti. Beh, è il nostro dono più prezioso. Ciao da Mauro. 6 maggio, almanacco oroscopo. Santo di oggi, San Pietro Nolasco. Compleanni per l'attore George Clooney, nato nel 1961. Un'ex ballerina, molto carina anche oggi, è nata il 6 maggio del 1963, Alessandra Ferri. E arriviamo alla frase di questo 6 maggio, prima di seguire i nostri segni zodiacali. Al malato manca una sola cosa. Al sano, molte. Ariete. Il settore economico appare ben protetto, perciò se avete intenzione di intraprendere un'operazione finanziaria o di fare una spesa consistente, magari per un prossimo viaggio, fatelo pure. Toro. Potreste venire a contatto con persone straniere con le quali intrecciare rapporti d'amicizia molto gratificanti. Potrebbero esserci sviluppi futuri legati proprio al lavoro. Gemelli, riuscirete ad apprendere molto velocemente ciò che dovete studiare e quindi ricaverete una buona fetta di tempo libero da dedicare solo a voi stessi. Serata romantica per le coppie e addirittura atomica per i singles. Cancro, considerati gli avvenimenti nei quali vi ritroverete coinvolti, dovrete essere in grado di dimostrare sempre un aspetto molto rassicurante. Quella persona ha decisamente bisogno di voi. Leone, godrete di una forma fisica eccezionale, merito anche delle positive situazioni che vi ritroverete a vivere oggi. Queste sapranno infatti imprimervi slancio e vitalità. Vergine, mettete a frutto la vostra grande lucidità mentale per uscire da un possibile pasticcio nel quale qualcuno potrebbe involontariamente coinvolgervi. Stasera ritrovate i vecchi amici. Bilancia. Ci sono possibilità di incontrare la tanto sospirata anima gemella. Pare che Cupido vi abbia preso di mira. Il problema è che non distinguerà tra i single e chi invece vive già un rapporto di coppia. Attenzione! Scorpione. Sarete molto espansivi oggi con quanti incontrerete e ciò avrà un effetto positivo sulla persona che vi sta a cuore. Non dimenticate un impegno familiare che avete promesso di sbrigare voi stessi. Sagittario, un collega vi telefonerà per parlarvi di un suo problema lavorativo e voi fingerete di interessarvene, anche se in realtà non ve ne importa proprio nulla. Cercate però di non ferirlo. Capricorno, voglia di evadere? Voglia di esplorare terreni sconosciuti? Voglia di fare cose mai fatte? Insolito per voi, vero? Eppure oggi appagherete quanto di irrazionale c'è dentro di voi. Acquario, sarete tristemente apatici e rischierete di ritrovarvi a trascorrere un sabato in completa solitudine. Siccome non è affatto ciò che volete, reagite prontamente al malumore aggregandovi ad un gruppo simpatico. Pesci, non sarà una giornata facile per voi che avete la testa in un progetto lavorativo che volete assolutamente concretare. Svagatevi almeno in serata, se non volete suscitare le ire del partner.